Al Campidoglio, in vista delle primarie nel PDL per la scelta del candidato sindaco in programma a gennaio, dopo Alessandro Bianchini arriva adesso un altro sfidante per il sindaco uscente Gianni Alemanno. Si tratta del consigliere capitolino del PDL Fabrizio Santori, presidente della Commissione Sicurezza di Roma Capitale. Sentiamo Cinzia Sant'Angeli. Fabrizio Santori, consigliere comunale del PDL e presidente della Commissione Sicurezza di Roma Capitale, scende in campo e annuncia la sua partecipazione alle primarie del PDL per individuare il candidato sindaco del centrodestra alle comunali del 2013. Il ruolo di Alemanno è stato fondamentale per la città, ma serve energia nuova. La periferia e i nuovi quartieri sono stati trascurati da questa giunta, ha detto Santori, che ha aggiunto: nessuna offesa per una candidatura chiesta dalla gente. Così, dopo l'annuncio di ieri di Alessandro Bianchini, 43 anni, vice capogruppo del 10° municipio, a sfidare Alemanno per la poltrona di sindaco, oggi si aggiunge quello del presidente della sicurezza di Roma Capitale, che utilizza Twitter come veicolo di comunicazione. Sarò candidato di Onesti e Laboriosi, ha twittato Santori, spiegando di non candidarsi per scaldare i muscoli, al contrario del sindaco Alemanno. Dobbiamo tornare a ridisegnare il domani di Roma e del centrodestra, in tanti sono pronti a seguirmi, ha concluso utilizzando il social network. Una campagna elettorale che al colpi di tweet sta entrando sempre più nel vivo. Così, a stretto giro di posta, il primo cittadino ha risposto augurando al suo contendente 36enne un in bocca al lupo.